Ciao a tutti. Allora, dopo 15 giorni più o meno torno, dopo essere stata reduce da un'influenza devastante, ancora non è finita. Allora, siccome devo finire questo lavoro qua, volevo riprendervelo e vediamo come viene fuori. Praticamente devo fare una tazza di quella nascita per una bimba che si chiama Giulia. Ho fatto il nome così. Poi la tazza la potete trovare in qualsiasi. Nel cinese non l'ho trovata, tra parentesi, però di solito si trovano. Questa l'ho trovata anche io, un piattino. Praticamente ho fatto la bambolina, poi monterò sul piattino. L'orologio con l'ora. L'ho fatta sia così a orologio che è scritta con la targhettina. Adesso vedrò mettere uno sopra l'altro. Poi i centimetri, così, andranno in piedi. Poi magari metto la musica e il video mentre lo sto facendo, lo fa prima. Qua ho messo la data e i chili. Vabbè, qualche decorazione come i cuoricini, lecca lecca, sempre in film. Poi verrà messo, ha scelto il cuore come portafoto. Adesso vedrò come sembra. Guardo se la scritta viene via. Questa è stata cotta sopra evitare che si stacchi dopo. Non sembra che si vede. Sotto li lavo sempre, anche se non sono per uso per mangiare, insomma. Però una sgrassata di sotto gliela do sempre. Adesso faccio qui. Stoppo un attimo. Il bello della diretta, allora. Dimenticare di farlo prima. Stacca tutto coso, non dimenticate di pulirlo prima, metterò una mano in diretta. Io non sono di chi travasa dentro le sac à poche perché è più tempo perso, poi ognuno si trova bene come vuole, ma secondo me è uno spreco di sac à poche e di tempo. Che basta prendere la punta del silicone, quelle che sono in dotazione con col tubo, tagliarne un pezzo, aggiungere anche un vecchio beccuccio di un sac à poche che avevate, scocciarlo e usarlo così. O se no, prendete il beccuccio trasparente del silicone, tagliate a spicchietti e vi fate voi il tappino, che vi sporcate meno le mani questo è un piccolo consiglio, poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Magari si riesce direttamente, invece è da tirare via il pezzo secco della punta più altro.
sotto ci metto meno. Aspettate che mi stoppo, perché se no non finiamo più. Allora. Vediamo come attaccare piccolino. Se poi la tazza va a toccare, questa deve asciugare. Alzo il piede perché mi viene difficoltoso.
turno è finito solo per mezza tazza. Ci dovevo fare il riempimento d'interno, però tanto male. Lasciamo da un po' di pane ancora. Bella spatacciata. Adesso vediamo come metterli. Questo lo mettiamo qui. Possiamo asciugare qualche giorno. Allora, mi stacco da qui e adesso qua è un po' un problema. Vabbè, la bambina la metto in una moglie davanti, di fianco. Niente, adesso asciugherà. Niente, fatemi sapere se vi è piaciuta. Mettetemi un mi piace. Un mi piace. E sentiamo la prossima volta all'altro video creazioni
E spero che questa influenza passi del tutto, perché non ne possiamo più. Ciao ciao a tutti.